Cari collezionisti, finalmente sono riuscito a reperire la collezione di 151. Cioè, vi vorrei far vedere questa bellissima collezione di 151 che hanno fatto uscire in casa Pokémon. Questa in particolare è la collezione che ci permette di avere un poster al suo interno dove sono rappresentati i 151 Pokémon iniziali. Oltre ad avere il poster dentro, ha tre pacchettini, ma soprattutto le tre carte promo che sono al suo interno, che raffigurano i tre starter da noi tanto amati. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo tentare la fortuna e vedere se con questa collezione riusciamo a trovare uno di questi famosissimi gold pack. Quindi basta le chiacchiere, andiamo a scartare. Eccoci qua ragazzi, allora abbiamo qui presente questa bellissima collezione che, a dire il vero, costa anche molto poco. Il suo prezzo in pratica si aggira in intorno ai 22 euro, quindi è un prezzo abbastanza fattibile soltanto per le tre promo che troviamo qui davanti. Ma abbiamo la particolarità, come vi dicevo prima, per quanto riguarda il poster all'interno dove vengono raffigurati tutti questi Pokémon naturalmente con questo stile qui. La scatola poi ha i tre starter dietro, naturalmente tutta la descrizione della scatola, del set, ma a noi non ce ne può fregare di meno. La nostra intenzione è quella di aprirlo il più violento possibile, quindi andiamo a rompere completamente la custodia, perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo. Qui abbiamo le nostre tre bustine che dopo andremo ad aprire insieme. Abbiamo il nostro codicino che possiamo andare a riscattare online. Abbiamo i nostri tre starter che sono una più bella di un'altra. Queste carte, devo dire il vero, vanno collezionate proprio così. Secondo me prendere uno quadretto e mettergliele dentro tutte e tre, perché sono bellissime. Questo Charmander è bellissimo. Poi abbiamo Bulbasaur, guardate altrettanto tutta la parte olografica che poi viene richiamata anche dal bordo della carta, anche se questo devo dire che è molto ma molto decentrato, non oso immaginare dietro. No, dietro sta bene, ma davanti Poi c'è Squirtle, guardate quanto è carino in questa bellissima espressione. Poi abbiamo il nostro mega poster che andrete poi a scartare e ad aprire nella vostra stanza, cosa che io onestamente cercherò di fare il prima possibile. C'ha una parte anteriore e poi nella parte posteriore troviamo tutti i Pokémon ritratti nelle loro bellissime carte. Ma ora passiamo a quello che più ci interessa, ovvero l'apertura di queste tre bustine, nella speranza di trovare sia qualcosa di buono, ma soprattutto trovare il famoso gold pack. Quindi ragazzi, iniziamo con la prima bustina e vediamo se questa ci porta fortuna. Energia, Nidoran, Gastly, Paras, Voltorb, Hypno, Poliwrath, Pidgeot. E iniziamo con... cioè ragazzi, iniziamo col botto! Ma veramente col botto! Guardate qua, energia base gold. Ho sbagliato perché, oddio, ho tirato una carta che non dovevo tirare, però vabbè, il bello della diretta è questo. E dietro c'è un'altra carta e andiamo a vedere, ed è una rara holo. Beh, il primo pacchettino non è andato niente male, quindi mo speriamo che il secondo ci possa portare la stessa e identica fortuna. C'è il codicino, trick a 1. E si va avanti. È capitata anche a me questa bellissima energia acqua. Guardate l'olograficità di questa energia. Cioè, hanno avuto un colpo di genio a fare veramente questo genere di carte. Bellissimo. Quindi non ho idea di quanto possa mai valere, quindi ce la teniamo da parte. Intanto continuiamo con lo spacchettamento. Pikachu, naturalmente questo va nella collezione privata di Pikachu. A proposito, se volete vedere questa collezione privata di Pikachu che c'ho, scrivetemelo sotto dentro i commenti. Machoc. Andiamo avanti con la prima reverse.
Ehi, se sei arrivato a sto punto, mi raccomando, che cosa ti aspetti? Iscriviti, attiva la campanella, così mi puoi dare una mano e supporti il canale. Raichu Reverse. E dietro. Cosa c'è? Cosa c'è? Zapdos EX. Ragazzi, è andata benissimo questa bustina. Guardate che pullate che stiamo avendo da questo bellissimo set da collezione. Passiamo all'ultima bustina e vediamo se siamo fortunati anche in questa. Cioè, ragazzi, mai successo di avere tanta fortuna. Tricca 1 e andiamo avanti. Energia acqua, questa volta normale. Avanti, Quidri, Zubat, Gold, Nidorina, Raticate. Poi, invito di Erika magari a trovarla quella bella, 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 che veramente vale la pena. Ossier, Reverse, la seconda Reverse. E dietro abbiamo Electrode Rara Holo. Ragazzi, allora, io mi reputo estremamente soddisfatto visto questo spacchettamento, perché è la prima volta che in tre bustine riesco a trovare tanti ma tanti pull. Cioè, guardate quanto sono belle. L'unica da confermare naturalmente è questa energia acqua, però per Zapdos e per la carta Gold naturalmente ne vale sempre la pena. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Naturalmente, se il video ti è piaciuto, iscriviti, attiva la campanella, lascia un like, ma soprattutto commenta questo video, che se vuoi vedere altri tipi di spacchettamenti, naturalmente in casa 151 o di Pokémon in generale, basta chiedere. Ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo video.